Caro Stato, nel momento in cui noi diventiamo genitori e stiamo mettendo alla luce un tuo cittadino, aiutaci e supportaci. Ciao, sono Paolo, papà di Carlo, e faccio l'imprenditore. Ci sono un sacco di cose da sistemare se ho messo il rientro al lavoro. Intanto la maternità dura 5 mesi, però si svezza il bambino ai 6. Quindi minimo dovrebbe essere 6 mesi, perché cioè il sesto mese che la mamma lavora, chi dà a mangiare a sto bambino? Infatti per esempio in azienda da noi diamo 6 mesi di maternità e pareggiamo lo stipendio, perché poi l'altro grande problema è che se uno allunga la maternità, oggi in Italia prende il 30% di stipendio. La coperta è veramente corta. E l'altro problema del rientro al lavoro, le ore di copertura ti dà l'asilo. Se qualcuno ha degli orari che non sono 9-18 lunedì venerdì, ma ha un lavoro che prevede degli altri orari, gli asili non esistono fuori da quelle fasce orarie. E l'altro problema è quando il bambino sta male. Magari sono un po' stanco negli occhi perché Carlo è stato male questi ultimi 2 giorni. Ieri sono rimasto a casa io, oggi è rimasto a casa mia moglie, siamo alternati, ma perché abbiamo questa possibilità. Però quando sta male, non puoi mandarlo all'asilo, cosa fai? Non esiste oggi la malattia del genitore perché il figlio sta male. Quindi tu o stai in aspettativa, non retribuita, o siamo riusciti ad arrivare a 10 giorni grandiosi di congedo di paternità. È ridicolo. Intanto perché anche io come papà avevo diritto di stare con mio figlio. E poi perché voglio aiutare la mamma. Cioè, in due le cose sono più facili, si può alternare. E soprattutto si eviterebbe anche quel percepito per cui se diventi genitore è sempre la mamma che deve fare un passo di lato o indietro, addirittura di carriera. In alcuni paesi nordici è pari. Ed è una libera scelta all'interno della coppia di quando sta a casa uno, quando sta a casa l'altro, per dividersi i compiti. Sarebbe meraviglioso. Basterebbe copiare le best practices internazionali. L'imprenditore deve dare il buon esempio e quindi deve essere il primo a modernare quello che è il welfare interno. Fermo restando anche qua, come ho detto prima, c'è chi ha la fortuna di fare smart working perché fa un certo tipo di lavoro e chi invece non può per il tipo di lavoro che fa. Ci sono imprenditori e aziende, noi abbiamo 300 persone e mi sentivo quasi è un dovere morale istituire un certo tipo di welfare a supporto dei neogenitori, perché possiamo, abbiamo una struttura per potercelo permettere. Poi ci sono imprenditori dove magari sono in due e quindi non mi aspetto da loro lo stesso investimento economico che magari abbiamo fatto noi. Però devono dare il buon esempio sicuramente morale e di mood nei confronti della donna o dell'uomo che diventa genitore. Invece da un punto di vista dello Stato mi aspetto aiuti molto più concreti, l'asilo nido estivo, il pediatra, l'allungamento della paternità, il dare alle mamme il 100% di stipendio e non il 30% se la devono allungare la maternità perché hanno delle difficoltà nel tornare al lavoro. Ragazzi, i problemi sono noti, cioè sono noti da sempre, è ora di tempo di risolverli. Diamo appunto 6 mesi, quindi contribuiamo col mese in più di maternità e poi diamo un contributo di 300 euro al mese per i primi 36 mesi di vita del figlio, per supportare proprio tutte quelle che sono quelle spese extra che un neogenitore affronta quando diventa papà o mamma. E poi appunto diamo smart working completo, flessibile e libero, e ci sono sempre queste emergenze che dicevo prima, quando il figlio sta male, le visite al pediatra, eccetera. Diamo la possibilità di portare, se c'è un'emergenza, il figlio in ufficio. Abbiamo predisposto un fasciatoio in bagno, sembra una cavolata, però cavolo, il fasciatoio, abbiamo predisposto una stanza, un mini club protetto per i bambini, una serie di piccole attenzioni per far capire alla neomamma, al neopapà che noi siamo felici, siamo contenti se diventano genitori, perché penso che sia anche se uno ha questa vocazione, ha questo desiderio, è un elemento che ti completa, che ti rende più felice, più pieno e di conseguenza dal mio punto di vista, ma lo dicono anche i fatti, poi da noi abbiamo avuto 22 bambini da quando abbiamo introdotto questa policy 3 anni fa, performi di più. Mi piacerebbe che Caro trovasse un mondo dove chi entra in un ristorante con un passeggino non è visto come il disturbatore dell'intera sala, che il genitore che va a dire nel luogo di lavoro che sta per diventare genitore sia visto come una gioia e come e un'opportunità per tirare fuori meglio di sé e tornare al lavoro con ancora più energia. Insomma, un mondo in cui diventare genitore è percepito come una cosa bella per tutti, come una cosa che, se vuoi, anche un essere generativi per il tuo paese. A un certo punto le pensioni bisogna pagarle, senza figli l'Italia è destinata a non essere più sostenibile, no? Il nostro sistema pensionistico, il nostro sistema paese. Ho trovato per esempio il traguardo della libera scelta del doppio cognome come un traguardo che sembra una ciliegina su una torta che però non c'è. Quindi mi piacerebbe che iniziamo a costruire anche la torta a cui posso fare la ciliegina. E questo mi piacerebbe.